sei tanto fritola, eh. Amore, Citri, stai preparando piatto per papà. Ok. Selamat jelajah Italia. Kembali lagi bersama Bro Chan di channel kebanggaan Anda semua, yaitu Jelajah Italia. Yeay! Kali ini kembali ke acara masak-masak masih dalam suasana bulan Ramadan. Mau tahu Bro Chan memasak apa kali ini? Stay tune. Kalian semua, semoga kalian sehat walafiat, masih tetap kuat menunaikan ibadah puasa. Vlog Bro Chan kali ini yaitu Bro Chan ingin memasak ayam goreng mentega. Nggak terlalu spesial, tapi worth it, enak banget. Langsung aja kita masak bareng, yuk. Oke guys, pertama-tama ayam sudah Bro Chan potong-potong ya, sesuai selera aja. Kita masukkan sekarang oyster sauce ya. Ya, sekitar 2 sendok makan aja ya. Oke, cukup. Pepper. Oke guys, langsung Bro Chan sudah cuci tangan. Kita pijet-pijet ya, pijetnya yang slow aja guys ya, yang slow. Oke guys, biar semua merata. Jadi pijetnya memang harus ini ya, harus stripnya gitu mantap ya guys ya, biar bumbunya meresap ya guys. Oke guys, ayam sudah kita lumuri dan kita pijet-pijet enak ya. Tadi Bro Chan sudah potong bawang bombay seperti ini ya, 1 cm atau 1,5 cm. Pokoknya asal aja, dan ada bawang putih. Simple banget. Langsung sekarang kita panaskan wajannya. Kita panaskan sebentar guys. Namanya aja ayam goreng mentega. Nah, Bro Chan sudah ada menteganya. Sekarang kita potong-potong, masukin ke wajan. Oke? Ikut guys. Masukin. Margarin bisa, butter bisa. Oke, bro. Oke guys, seperti ini sudah mulai setengah matang. Sekarang kita masukin bumbu-bumbu selanjutnya. Kita masukin bawang bombaynya dan bawang putihnya. Kita masukin oyster sauce-nya lagi sedikit, kecap manis. Inggris. Dan terakhir, hop, saus pedas botolan. Sedikit garam. Hop. Tumis kangkungnya seperti apa? Seadanya ala Bro Chan, yang penting kita simak nanti bagaimana keluarga Bro Chan di sini makan enak atau tidak. Langsung coy. Alright guys, kita masukkan bawang putihnya. Itu tadi mengapa Bro Chan sisain bawang putihnya buat
masak ini guys. Saya masukin juga peperoncino, jadi nggak ada apanya yang cabai segar, masukin yang itu aja. Tumis kangkung guys. Tuh lihat, tuh udah matang nih guys. Kita udah siap langsung untuk disantap ini guys. Tuh lihat, udah merusut ininya, kuahnya. Ayam goreng mentega sudah jadi. Tumis kangkung ready guys. Selamat makan. Si mette gli occhiali e fa no aspetta, e la seconda volta questo dove? Prima di andare a mestre esce di nuovo e va dentro un'altra volta in casa. No, ma dimmi se uno non ha problemi. Dopo andiamo in macchina, diciamo che non ti è abituato a uscire. No, infatti, ma è andato dentro quattro volte dopo che si è messo le scariche. Eravamo non super... potevi venire ad andare in tu? Lei? Stai scherzando? No, perché sempre con quel cellulare è stravaccato. Ma quel cellulare era un... No, un cellulare no, perché non vale 30 giga. Quindi l'avevo spesso. Con 70 più che hai? No, sono 50, non sono 70. Okay. Sono comunque grandissimi. Che dovevano fare il passaggio ai 70. Come mai avete fatto? Non lo so, papà non si è più ricordato. Calcun è una città della Spagna. ok. Ma non è con la L? No. Io riuscivo, siamo buoni. Non ce la facciamo proprio. Buono. Devi ringraziare i ragazzi che ti hanno seguito su Instagram. Perché? Io su telecamera. Grazie. A chi? Non so, grazie a chi? A mio follower. Allora ringrazio chi? Per chi ti ha seguito? A tutti i miei follower. Follower su Instagram. Continuate sempre a seguirla. Dov'è? @aurora.ugoletti Instagram. Anche Sofia è? Sì, grazie. Grazie. Attenti ragazzi, allora grazie di aver visto ancora il nostro video. Adesso facciamo cosa? Il review, opinione su questi cibi che abbiamo preparato. E sia come si chiama? Cancun, scusatemi, Cancun è pollo fritto col burro. Grasso. Cominciamo da chi vuole. Allora, cominciamo dai, da... dico io. Vai, Sofia. Allora, questo piatto è molto buono, sì. Quale piatto?
questo qua che ormai si chiama il pollo. Il pollo si chiama, no, non lo so, il pollo è pollo e la verdura si chiama Cancun. Con i pomodorini. Allora è buono, sì, tanto, però becca, cioè è piccante, infatti mi ha fatto un po' di dolore alla gola. Me ne piacciono altri di piatti, però devo dire che sì, non è male, quindi buono come sempre. Va bene, ok. Vuoi salutare i tuoi... Grazie tu a tutti per seguirmi tutti i giorni. Ok, grazie per Sofia. Adesso mamma Alessia, spostati un po' dietro. Sì, sì. Mamma Alessia, spostati un po' dietro. Sofia, grazie mille. Ciao a tutti. Ho mangiato anche questa sera un altro piatto. A me è piaciuto moltissimo, molto molto. Anche se era piccante, non mi ha dato fastidio, anzi, qual molto è? Buono. E il pollo e la Cancun. Cancun. Il termine, la pronuncia non è okay. Sempre corretta. Buono, a me è piaciuto, è un piatto completo e lo mangerei spesso. Sì, sì. Buono. Vuoi salutare i ragazzi? Ciao a tutti e grazie per seguirci, seguiteci sempre. Grazie. Buono, grazie mamma Alessia. Adesso spostiamo da amore. Amore. Vai amore. Amore. Allora ragazzi, Cancun. Buonissimo, mi ricorda quando ero in Indonesia anche questo piatto. Anche questo lo faceva mamma di Chandra spesso col riso, buonissimo. Bravo. Che mamma non c'è più. La mamma non c'è più, però la ricordiamo mangiando Cancun. Quindi ve lo consiglio a tutti. Buono, grazie amore. Bravo Tri. Vai ora. No, dai un attimo. Sì, va bene, dai. Aurora è emozionata questa sera. Emozionata moltissimo. Allora, io non ho mangiato il pollo perché a me non piace l'ostrica, visto che era fatto con il sugo dell'ostrica. Oyster sauce. Non l'ho mangiato, però ho mangiato il riso, vabbè, buono sempre. E le verdure. Cancun. Ok. Quelle mi sono piaciute. Dilla. Cancun. Ok. Erano piccanti, però mi sono piaciute tanto. Buono. Saluta i tuoi. Saluto i miei fans che mi seguono ogni giorno. Si dice te prima casi guys. Potrei salutare un nostro follower italiano? Yeah, vai. Ciao Edo. Oh Edoardo. Ciao Edoardo. Un abbraccio. Ok guys, tadi kalian sudah lihat semua bagaimana review dari anggota keluarga kami. Kurang lebih positif dan negatifnya seperti apa. Jadi, oh ya, saya mau sampaikan sesuatu informasi buat kalian. Jadi bagi kalian yang bertanya tentang bapak mertua saya, Moreno, ya, tidak bisa masuk karena kendala privacy di tempat kerjanya. Jadi mohon maaf, semoga jawaban dari Bro Chan kali ini bisa memberikan informasi yang berguna bagi kalian semua. Allora, cosa diciamo? Ciao a tutti. Terima kasih buat semuanya. Continuate a seguirci, così noi pubblicheremo tanti nuovi video. Ok. Io poi nel mio profilo. Ok. Like. Commenti. Comment. È importante. Subscribe. Ok. Dan share-nya jangan lupa, karena penting. Semakin banyak kalian share ke teman dan kerabat kalian semua di social media, semakin berkembang pula channel kita, lebih dikenal di seluruh dunia. Io sono Bro Chan, Sofia, Aurora, Tecla, Mamma Alessia, dan Moreno di sana tidak bisa masuk. Suatu saat pasti akan kita sampaikan dan masuk ke vlog kita bareng-bareng. Arrivederci, salutiamo, diciamo. Ciao.